bambini della lotteria della Sagra di San Biagio, il fortunato lo vinse. Padova,
produrre punto da questa strada. Regina del vapore, comandata abilmente dal nostro Franco Risi. Dai, un bel applauso ai nostri bimbi! Buongiorno, dai, andiamoci!
Trás. Alle nostre signore con il pane. Abbiamo chi batte il ferro, il filò, in bottiglia. Dovevamo fare la polizia, dovevamo fare tante belle cose, ma insomma, il programma si è arrivato. Comunque vi ringraziamo tutti di essere arrivati, e poi le altre compagnie, anche se la pioggia e il maltempo ci hanno rovinato la serata. Speriamo domani sera di poter recuperare la pista. Domani sera avremo la premiatura con tutta la rivocazione d'epoca, il nostro grande amico fattore, prete, tutto quello che ne concerne, la natura con fattore d'epoca, le vendite dei biglietti della lotteria, tutti gli sterchi hanno proprio in funzione. Ecco le prime cifre.
che hanno fatto la storia. Siamo anche, un attimo Sergio, fermati un attimo, i mezzi che hanno fatto della nostra liberazione, erano tempi bui, erano tempi brutti, però comunque vogliamo ricordare con un sorriso, con questa bella gente che porta in giro questo, come posso dire, questi tesori da portare avanti per tanto tempo. Comunque sono legate anche queste macchine dell'agricoltura, sono legate per questo motivo. Una volta dismesse dall'esercito negli anni 40, vennero smontate, tutti i pezzi vennero riutilizzati per creare piccoli trattori, quei trattori chiamati carriotti. Quindi qui in fondo all'esposizione vedete i modelli degli jeep usati dai militari americani per la liberazione e i vari modelli di trattori poi usciti negli anni successivi, ma utilizzando i pezzi di macchine, perché ricordiamo che gli eserciti una volta fuori dal nostro territorio lasciarono la guerra finita. Comunque bene, avanti, grazie della vostra partecipazione.